Pace e bene. C'è una domanda che sembra qualificare l'esperienza umana ed è questa: che cosa rimane al di là del fatto che tutto passa? Una domanda inquietante alla quale occorre dare una risposta. E per poter dare una risposta a questa domanda, forse bisogna avere presente un rapporto che esiste tra la nostra identità e il nostro desiderio. Sembra che l'identità umana sia desiderio e sembra che il desiderio che ci caratterizza non si realizzi mai. C'è sempre qualcosa che ci porta al di là di ogni nostra conquista ed è ciò che giustifica la ricerca umana. Sant'Andrea apostolo, oggi la Chiesa ricorda, fu discepolo di Giovanni Battista e poi fu discepolo del Signore. Espressione, certo, di un desiderio alla ricerca della verità, di un desiderio alla ricerca di qualcosa che potesse compierlo in quanto tale. E prima alla scuola di Giovanni Battista. Ma quando Giovanni Battista, vedendo passare Gesù, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, ecco che Andrea, bisognoso di altro, bisognoso di più e bisognoso di diverso, in quello stesso momento lascia l'antico maestro, al quale tuttavia era profondamente affezionato, e va dietro a Gesù, perché pare che quest'uomo, del quale il maestro al suo tempo disse: io non son degno di sciogliergli nemmeno i legacci dei sandali, sia l'uomo che possa dirgli e dargli quel qualcosa di più a cui aspira. E sarà talmente affascinato dallo sguardo, dagli occhi, dall'anima, dal cuore di Gesù, Sant'Andrea, che immediatamente, appena possibile, correrà dal fratello Pietro e gli dirà: vieni, vieni, abbiamo incontrato il Messia, vieni, abbiamo incontrato il Maestro, vieni, abbiamo incontrato colui che chissà forse davvero è la realizzazione piena, il pieno compimento del nostro desiderio. Ecco, fratelli, concepiamo la vita come desiderio e di fronte alla domanda che cosa rimane, al di là del fatto che tutto passa, diciamoci chiaramente: rimane Cristo, colui che era, che è e che viene, colui il quale giustifica, benedetti noi, la contemporaneità dei tempi della vita, perché per lui non esiste passato, esiste soltanto il presente, ma un presente che, raccogliendo la memoria del passato, si proietta decisamente nella speranza verso il futuro di Dio. Ciò è quello di cui l'uomo ha bisogno di un desiderio che si realizzi pienamente, e questo Cristo è, come ci insegna Andrea l'Apostolo. Sia lodato Gesù Cristo.